3 anni e mezzo fa, quando siamo arrivati in comune, parlavamo della terra che non licenzia mai nessuno. 3 anni e mezzo dopo ci siamo tornati e evidentemente, pur prevedendola in buona parte, non pensavamo certo una crisi del genere. Eravamo abituati, siamo cresciuti tutti, con un'idea stabile, e cioè che l'economia produceva reddito, la finanza lo finanziava, una buona politica doveva distribuirlo. Recuperare è stata la nostra parola d'ordine, recuperare non soltanto stabili aree dimenticate, servizi saltati, recuperare anche rapporti umani, relazioni sociali, indipendentemente dall'appartenenza politica, spesse volte a priori ideologica, recuperare una qualità del vivere come comunità. Ed è questa la domanda fondamentale, secondo noi, non tanto di ulteriore consumo del territorio, ma quanto di un modo di vivere che sia un po' più sincero, dove i soggetti più forti siano anche più giusti e i soggetti più deboli siano anche più sicuri. Il comune di Ferrobrambo è il primo paese in provincia di Treviso per numero di impianti fotovoltaici in rapporto agli abitanti. E dicevamo anche della campagna di raccolta, micro raccolta dell'amianto, del cambio di posanteria in tutte le sagre parrocchiali e della Proloco, onde avere nel futuro meno discariche possibili. Ferrobrambo è il primo paese nel Veneto, quanto al numero di persone che si sono sottoposte allo screening grazie a una collaborazione ferrea con l'ASL, allo screening al collo moretto. Ferrobrambo siamo riusciti anche a portare un centro prelievi, istituirlo. Abbiamo recuperato uno squilibrio con 3 medici a Sant'Alberto, 3 anni fa non ce n'era nessuno, dei quali uno dei quali è anche di nuova istituzione. Poi, sempre come attenzione alla salute e alla sanità, siamo riusciti ad aprire la farmacia Scandolara. Parlavamo di sanità e su questo credo che Lucia Scatolini, in particolare, la nostra consigliera comunale con delega, abbia seguito dai tumori al seno, quindi l'ottobre rosa, fino ai corsi che si tengono in sala del Consiglio Comunale di pre e post partum. Ricordavamo anche i gruppi di cammino, chi voglia donare, l'adesione a Città Sane, insomma tutti elementi che dimostrano che si sta facendo il massimo possibile per il rispetto della persona. La persona è il centro di ogni iniziativa, sia nel lavoro, nel vivere, nei diritti e nei doveri. C'erano alcune opere ormai indispensabili, non più rinviabili. Una, la prima, lo è diventata nel tempo, la prima è la piazza centrale. Abbiamo, negli ultimi mesi abbiamo avuto 7 sinistri di gente, che persone, cittadini, anziani, non solo anziani, che camminando inciampavano ormai sui porfidi, sui lastre di marmo staccate, rotte e così via. E all'ultimo incidente, piuttosto grave, abbiamo dovuto intervenire prevedendo 80.000 euro di spesa che non sono bastate, perché nel corso dei lavori sono emerse alcune opere fatte male. E abbiamo dovuto intervenire di sana pianta, demolendo e asportando l'intero fondo dell'intera piazza, con un ulteriore costo aggiuntivo di 19.000 euro, tale per cui l'intervento è venuto a costare poco meno di 100.000 euro. Poi sul retro del municipio, essendo il centro di Ferrobrambo carente di parcheggi, abbiamo provveduto a demolire una casetta malmessa e pericolante, rifare l'intera piazza anche lì con sorprese, che hanno fatto aumentare il costo, ma che comunque con 35.000 euro abbiamo fatto tutto e ricomposto anche 4 aiole di verde e impiantato 3 lecci in sostituzione di pini marittimi molto pericolosi, la rottura di uno dei quali qualche mese fa ha provocato un incidente con più di 3.000 euro di danni. Questa piazzetta, che abbiamo detto piazzetta dei bambini, è perché è riparata dalla circolazione di auto
può costituire un buon teatro per i bambini ogni qualvolta fanno iniziative come il 25 aprile, il 4 novembre, i mercatini e così via. La intitoleremo a Falcone e Borsellino, giusto per ricordare chi ha dato la vita. Ha dato la vita per un futuro diverso, sincero, onesto, lontano una volta per tutte dalla mafia e dalla corruzione. Abbiamo poi fatto anche là di Sana Pianta via Casati, innalzandola e aprendola al traffico in modo che i residenti di via Pastrello e via Casati possano andare verso Treviso senza gravare sull'incrocio molto pericoloso che è quello davanti al distributore della ESO, che nel frattempo hanno provveduto a demolire. Abbiamo anche iniziato i lavori di illuminazione pubblica lungo via Treviso, dall'ex consorzio agrario fino alla prima rotatoria, un posto molto brutto, critico, poco e malamente illuminato, oltre che a costi elevati, trattandosi di trasformatori di 30 anni fa. Abbiamo potuto fare queste opere grazie all'incasso della concessione alla farmacia comunale Scandolana. Qualche cittadino pensava e pensa che sono opere fatte con l'IMU. No, purtroppo bisogna chiarire una volta per sempre che l'IMU non è possibile utilizzarla per legge per fare investimenti. L'IMU soltanto per le spese ordinarie e correnti, e cioè i trasporti, i libri, le scuole, le palestre, il personale, il riscaldamento e così via. Ricordo anche che l'intera IMU va allo Stato e nulla resta in comune se non quella piccola parte, un 0,6 per mille che abbiamo aumentato sulla prima abitazione, coscienti che il problema è nella seconda abitazione. Qua a Zero Drago non ci sono case per le ferie, qua le seconde abitazioni sono quelle che i genitori si riservano l'usufrutto e danno in nuda proprietà ai figli. È un errore che ha fatto il governo equiparandole alle case a disposizione in montagna o al mare. Con l'IMU, quindi, lo 0,6 per mille che abbiamo pensato di aumentare sulla prima abitazione è stato così 0,6 grazie a molti risparmi, insomma, perché sarebbe stata molto di più e perché abbiamo ritenuto di non toccare le seconde case, le attività produttive, capannoni, botteghe e così via, proprio perché riteniamo che lo 0,76 sia quasi il doppio della prima abitazione. Insistere su chi lavora vuol dire concorrere alla chiusura delle attività. Il più grande rammarico che in questo momento noi abbiamo di non essere ancora riusciti a trovare lo strumento giusto, il mezzo giusto per poter fare questa benedetta scuola. Abbiamo i soldi nostri e non possiamo per legge, per patto di stabilità. Abbiamo provato col mutuo, non si può. Abbiamo provato con prestiti, non si può per legge. Non possiamo aumentare il debito pubblico, sebbene siamo in grado di pagarcelo. Abbiamo provato con l'leasing, non si è presentato nessuno perché le banche oggi hanno l'ordine di non impegnarsi in investimenti ultradecennali. Quella che vedete alle mie spalle, Villa Guidini, è pronto il bando, sarà probabilmente questa settimana, verrà pubblicato, per affidare la concessione, in concessione, la gestione del ristorante bar e di una porzione del parco storico. L'auditorio invece quello cammina a sé. Così come questo parco è stato utilizzato quest'anno da quasi 2000 ragazzi degli scout. È una fonte immensa di piacevolezza, di equilibrio, di star bene, ma anche in un futuro piuttosto prossimo di lavoro, perché intendiamo continuare nell'opera di riportare in pristino l'intero parco e l'intero complesso di Villa Guidini. La Proloco è una delle tante associazioni, di tantissimi Zero Branco, con le quali collaboriamo attivamente, che anzi voglio ringraziare pubblicamente per tutto quanto hanno fatto finora, dalle combattentistiche a quelle del volontariato a quelle culturali. Zero Branco è un paese che si aiuta. Il mio appello è ad aiutarsi ancora di più. Cercate di dare una mano per quanto vi è possibile, magari rinunciando anche a qualcosa chi può di più. Un'ultima cosa, alla gente che sta male, alla gente che vede nero, e sono tanti questi, ecco, a questa gente io dico tenete duro perché dopo l'inverno arriva sempre la primavera. A tutti gli altri io dico grazie per l'appoggio che ci state dando, che ci avete dato finora, sul quale contiamo, e rispetto ai grandi problemi, piccoli grandi problemi di Zero Branco, tra i quali quello dei rifiuti tossico-nocivi, io dico questo non è un paese per rifiuti industriali. I rifiuti industriali devono essere lavorati e smaltiti laddove si producono, Porto Marghera, Monfalcone, Ravenna. Zero Branco è un paese per fortuna ancora agricolo residenziale, di piccole attività,
sono ben 764 i piccoli imprenditori a Zero Branco che noi sosteniamo perché producono reddito per tutti. Un augurio e anche una conferma. L'amministrazione comunale è con la Bertoneria, è con Sant'Alberto, è con tutta quella gente che crede che i soldi nella vita siano importanti, ma non sono più importanti della vita stessa. Non possiamo trascurare la salute per fare i soldi e poi perdere soldi per recuperare la salute, come ho visto scritto sui blog. Quindi un grazie a tutti, un augurio di buona fortuna per un 2013 chissà un po' meglio di questo, e state sicuri che l'amministrazione comunale oggi e domani in quanto tale lo è in difesa della legalità. Chiunque qui deve lavorare perché è un diritto, ma è un dovere, ma deve farlo nel rispetto degli altri, deve farlo cioè nel rispetto fondamentale delle leggi. Cose abusive, illegittime, questa amministrazione comunale non le firmerà mai.